mediamente la nostra bolletta, conto economico del consumo, si aggira su 1 milione di euro, cioè insomma parliamone, va bene che tutto era molto relativo, però insomma. Tra l'altro il tema principale, quello che si è chiamato da buoni ingegneri, sì, è che non dovrei guardarlo sul fatturato, ma dovrei guardarlo sulla bottom line, perché io faccio l'1% di impatto, sì, 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 di, ma posso risparmiarne il 50%? Magari è vero che l'1% è il fatturato, però, ma è il 60% dell'utile. Chiaro. Allora se lo dimezzo, tiro sull'utile in maniera molto più efficace rispetto a quello che succede sopra, no? Quindi a volte c'è un po' di distonia nel guardarla sul fatturato, che ovviamente è un indicatore, ma bisognerebbe anche guardarla sulla bottom line, perché ogni euro che risparmio lì, chiaro, va a finire direttamente in fondo, direttamente, no? Come qualche altro collega, noi siamo in locazione per scelta del gruppo, per cui a livello strutturale ci vede ben poco artefici. E 3-4 anni fa abbiamo cercato anche noi l'efficientamento energetico, dove naturalmente era possibile, lavorando dal controllo e gestione nella scelta di un fornitore ideale, in abbinata all'ufficio tecnico per la scelta di nuove macchine da poter inserire e da poter con cui risparmiare. All'insegna retail che troviamo sulle principali piazze italiane e non solo è NaturaSì. Nasce nel 93 dall'idea di un gruppo di persone che hanno creduto nel progetto. Per chi non conosce, l'insegna è una catena di supermercati specializzati, food and food, e oggi conta 194 punti vendita, alle porte vediamo i 200, li battezziamo fra qualche mese. E, ecco, NaturaSì nasce dalla fusione di Ecora S.p.A. nel 2010 e da NaturaSì S.p.A. Ecora come principale piattaforma di distribuzione di prodotti specializzati e NaturaSì come progetto franchising. Infatti 194 negozi sono tutti in progetto franchising, e di cui una quarantina sono diretti del gruppo. Per buona parte dei negozi noi abbiamo la gestione amministrativa, quindi non era di difficile recupero la bolletta. Comunque abbiamo cercato anche di mettere sul tavolo non solo le realtà dirette, ma anche uno chi ce lo chiedeva e l'altro chi per noi era rappresentativo. Per cui da una parte si è visto come i diversi fornitori dislocati sulle varie regioni italiane si comportavano, che prezzi offrivano, e dall'altra l'ufficio tecnico ha lavorato proprio nella scelta di appunto nuovi banco frigo. Infatti anche noi siamo passati all'introduzione delle porte, cosa che vista bene non solo dai nostri affiliati ma anche dai nostri consumatori, che comunque hanno un occhio di riguardo molto più sensibili. È vero che l'obiettivo era quello di risparmiare nell'acquisto di energia elettrica, però i nostri affiliati ci chiedevano comunque di mantenere coerenza per il fatto di essere distributori, di commercializzare prodotti biologici, quindi ci chiedevano anche coerenza. Per cui siamo alla fine abbiamo scelto un operatore sì, produttore di energia idroelettrica e abbiamo chiesto anche di acquistare energia green, quindi paghiamo la green energy. Non è un elemento che sbandieriamo, perché comunque di solito sono scelte che ce lo chiede proprio il gruppo, la direzione, ci chiede che quando si fanno grosse scelte importanti, non solo per la sede centrale ma anche per tutta la rete franchising, ci chiedono proprio di mantenere il rispetto dei valori di base. Per cui ecco, sul mercato italiano il fornitore che attualmente stiamo utilizzando era quello sia per il curriculum che portava, sia per i prezzi, ma anche per il fatto di essere un produttore di idroelettrica. È stata molto interessante, perché comunque ho avuto modo di sentire dal vivo come altre insegne, non dello specializzato ma della GDO, si comportano. Ho potuto approfondire, magari metterò a frutto fra qualche anno, perché adesso essendo molto piccoli non abbiamo ancora quegli specifici problemi, però comunque porto a casa un bel bagaglio di informazioni, di idee, suggerimenti.